Liliana era una mia paziente molto grave. Aveva dei tratti schizoidi e alternava momenti di delirio a momenti di lucidità. Nonostante questo, riusciva per intervalli insanie a coltivare i suoi interessi artistici. Amava particolarmente la pittura e viaggiava per mostre e musei. Un giorno, in cui la mia paziente stava discretamente, le dissi: Liliana, oggi voglio parlarle di lei e del mio rapporto con lei attraverso le pitture dello studiolo di Francesco I a Palazzo Vecchio a Firenze. Questa stanza priva di finestre descrive bene la sua mente, un po' chiusa in se stessa, priva di rapporti con l'esterno. Liliana mi sembrò incuriosita, allora io iniziai. Guardi Eleonora di Toledo, ammiri tutta la sua bellezza femminile. Ecco, immagini di specchiarsi in questa donna e recuperi anche lei la bellezza interiore che ha dentro. Ed ora osservi Giunone, dea protettrice dei matrimoni e dei parti. Io so che lei, Liliana, aspira alla vita di coppia e alla maternità. Non rinunci a questo suo desiderio e colga da Giunone simbolicamente la forza per realizzarlo. Ed ora osservi la miniera di diamanti. C'è un diamante anche dentro la sua psiche ed è la parte sana di essa. Io la aiuterò a recuperare questa parte, a estrarre il diamante dalla miniera del suo io. Per fare tutto ciò ci viene in aiuto Borea. Questa statua che lo rappresenta simbolicamente manda il suo dolce soffio su di noi. E questo vento infonde in me l'ispirazione in modo che io possa curarla nel migliore dei modi. Ora, Liliana, osservi il dipinto con Enea che approda in Italia. Anche lei è un po' Enea che approda qui nel mio studio come a un porto. La sua nave ora è arrivata a me e io cerco di tenerla in equilibrio sulle acque. Ma purtroppo sopraggiunge Icaro con la sua caduta. Anche lei, Liliana, a volte vola troppo in alto nella fase maniacale e dopo precipita nella depressione. Allora dica addio a Icaro, non si curi di lui, ma guardi e passi. Ammiri invece Apollo, dio del sole, della luce, della poesia. Attinga da lui la luminosità della gioia e l'ispirazione artistica. Rinfranchi poi il suo corpo nei bagni di pozzuoli. Dicevano i latini mens sana in corpore sano. Dunque lei custodisca con amore anche la sua parte fisica che ospita la psiche. Ma ora ammiri questo quadro che ritrae l'invenzione della polvere pirica. Questa polvere serve per sparare ed esplode. Anche lei qui a volte ha fatto esplodere la sua rabbia, ma ora riprenda la sua calma e la sua tranquillità. Entri simbolicamente nella vetreria di questo quadro.
I vetri che in essa si producono sono colorati, trasparenti, mirabili. Anche la sua anima è un vetro che deve essere forgiato, decorato, artisticamente arricchito. Cosa non molto diversa faremo nell'oreficeria. Qui prenderemo l'oro, tutto l'oro contenuto nei recessi della sua anima. E gli daremo le forme più belle e più graziose. E adesso entriamo nella bottega dell'alchimista. Guardi quanti alambicchi e ampolle. Sottoponiamo anche la sua anima a un processo alchemico. Così la trasformeremo e otterremo da essa un distillato di puro benessere. Adesso dirigiamo lo sguardo alla fonderia dei cannoni. Questi sparano simbolicamente la sua rabbia e la sua aggressività, Liliana. Ma noi li fondiamo, li distruggiamo e annientiamo il furore della psiche. Al dio Vulcano chiediamo invece un fuoco che distrugga il freddo della depressione. Chiediamo una fiamma che vivifichi le tenebre dell'anima. Ora ammiriamo Daniele al convito di Baldassarre. Il profeta annuncia al re la distruzione del suo regno. Dunque, Liliana, anche noi sappiamo che il regno della sua psiche prima o poi sarà distrutto, ma facciamoci coraggio. Qui vediamo Medea che cerca di far ringiovanire il padre Esone. Anche noi, quando il suo io sarà vecchio, avvissito dalla depressione, cercheremo di farlo rinvigorire. Cercheremo di trovare la giovinezza dell'anima. Poi imiteremo Ercole che uccide il drago delle Esperidi. Il drago ha tante teste, tanti pensieri, simbolo della schizofrenia. E noi come Ercole, cara Liliana, lo annienteremo. Guardiamo adesso l'eroe, sempre Ercole, e Iole, la donna che egli ama. Egli sarà ucciso dalla moglie Deianira, gelosa dell'amante. Anche lei, Liliana, ha avuto degli amori tragici come quello di Ercole, ma noi li supereremo. A volte, purtroppo, abbiamo visto, Liliana, che la sua anima è stata devastata, come da un saccheggio. La sua psiche è stata messa a ferro e a fuoco, come la città di questo dipinto. Ma noi emergeremo dalla distruzione e riporteremo una fase costruttiva. Guardi ora il centauro Chirone con il piccolo Esculapio. Ecco Liliana, io voglio essere per lei un simbolico centauro che alleva la sua parte bambina. La svezza, la fa crescere. Adesso scrutiamo la famiglia di Dario davanti ad Alessandro. Io la voglio aiutare, Liliana, affinché anche lei un giorno porti la sua famiglia davanti a me. Ed io la ammirerò con amore. Ora davanti ai nostri occhi si staglia la fucina di Vulcano. Anche il mio studio è una sorta di fucina. Qui con il fuoco dell'arte psicanalitica io cerco di curare la sua anima.
Ed ecco Cosimo I, il marito di Eleonora di Toledo. Io aiuterò lei, Liliana, a raggiungere la vita di coppia. Ma ecco sopraggiungere Plutone, dio degli inferi. E noi di nuovo ci inabissiamo negli inferi della sua psiche. In essi però troviamo una miniera d'oro. È l'oro delle sue risorse interiori, Liliana, l'oro della creatività, dell'amore per l'arte. Allora raccogliamo questo prezioso metallo e teniamo ben saldi i doni dell'anima. Opi, la dea dell'abbondanza, ci fa capire che nella sua psiche, Liliana, ci sono molti frutti buoni. Noi allora li raccogliamo e li custodiamo con amore. Ed ecco Zeus che sotto forma di pioggia d'oro ingravida Danae. Anche lei, Liliana, come Danae, è un po' segregata in una simbolica torre. Io le auguro che un uomo riesca a penetrare in questa prigione e la renda moglie e madre. Ma ora ammiri Deucalione e Pirra scampati dal diluvio. Essi ricreano l'umanità gettando pietre dietro la loro schiena. Ecco Liliana, getti simbolicamente anche lei i suoi sintomi alle sue spalle ed essi si trasformeranno in risorse creative. Ed ora ammiri Atalanta che viene vinta nella gara di corsa da Ippomene. Ed egli, fiero della sua vittoria, la sposa. Speriamo, Liliana, che un uomo vinca anche lei e la renda moglie. Ed ora ai nostri occhi appare la Nereide Galatea. Essa spalanca davanti a noi il mare della sua psiche, Liliana. Sulle rive di questo mare noi vediamo Perseo che libera Andromeda. Ecco, sono io, Liliana, sono io il simbolico Perseo che viene a liberare lei dalla patologia. Io rompo le catene della sua psicosi. Ed ora ammiriamo la sommersione dell'esercito del faraone. Esso è travolto dalle acque in modo che Israele si salvi. Anch'io, Liliana, sommergo simbolicamente l'esercito dei suoi sintomi e la libero. Ora insieme possiamo raccogliere l'ambra grigia. Essa veniva usata come elemento prezioso nella produzione di profumi. Anche noi, Liliana, dalla sua psiche cogliamo un'essenza odorosa che sa di gioia. Guardi tuttavia le sorelle di Fetonte che piangono e sono trasformate in pioppi. Non mancheranno nel nostro itinerario incidenti di percorso. E quando purtroppo il suo io precipiterà come Fetonte con il carro, anche noi come le sue sorelle piangeremo. Ma subito ci daremo da fare per superare la crisi. Osservi questo lanificio. Io produrrò per lei un simbolico tessuto, caldo, colorato, morbido, che avvolgerà la sua anima. Sarà un metaforico abito per la sua psiche. Ed ecco, adesso ammiriamo la pesca delle perle.
Io entrerò, cara Liliana, nell'acqua del suo io e pescherò delle perle preziose. Esse saranno ancora una volta le sue risorse artistiche ed umane. In tutto questo ci aiuterà Venere, dea dell'amore. Sarà lei che infonderà nel suo spirito la vis amatoria. E come Alessandro dona Campaspe ad Apelle perché la ritragga, così io riceverò simbolicamente in dono il suo io, Liliana, e lo dipingerò per mettere in evidenza la sua bellezza. Ora Nettuno e Teti ci mostrano il mare dell'io. Noi dobbiamo attraversarlo, percorrerlo. Dobbiamo sondare il mare della psiche. Ma ora, Liliana, ammiri Lavinia all'altare. Un presagio annuncia alla fanciulla che sarà madre di una lunga stirpe. Anche lei, Liliana, speriamo diventi madre di figli reali e simbolici, di bambini, ma anche di creazioni letterarie e artistiche. Attenzione però, dobbiamo liberarci di Circe. Questa maga che trasforma i compagni di Ulisse in porci è il simbolo della patologia che trasforma le risorse in sintomi. Ma noi, Liliana, insieme distruggeremo Circe. E adesso ammiriamo l'allegoria dei sogni. Ecco, sogniamo anche noi ad occhi aperti, esprimiamo dei desideri. Facciamo progetti e diamo ali ai nostri pensieri. Ora ammiriamo il convito di Cleopatra. Questa regina, per dimostrare che avrebbe apprestato il banchetto più ricco del mondo, fece sciogliere una perla preziosa nell'aceto e beve il tutto. Anch'io, Liliana, le do simbolicamente da bere una perla preziosissima, ovvero in fondo dentro di lei una ricchezza interiore. E infine guardiamo Venere che riprende il cinto a Giunone. Immaginiamo che ora Venere doni questo cinto a lei, Liliana. Grazie ad esso potrà tessere una rete d'amore e costruire una vita affettiva. Qui mi fermai e fissai negli occhi la mia paziente. Capii dal suo sguardo che avevo fatto centro. La mia paziente disse: «Vedo, dottoressa, che lei mi sta curando attraverso l'arte. E questo a me piace molto». «Bene, Liliana», dissi e aggiunsi: «Porti allora lo studiolo di Francesco I nel suo cuore». Ed entri in esso ogni volta che si sentirà in crisi. Qui ci salutammo con i cuori pieni del fascino dell'arte, di quell'arte che è a Dio nepote. Thank you.
Thank you.